Qualcosa si muove alle vigne di Adrano di buon mattino. Oggi è stata ripulita per l'ennesima volta l'area esterna dell'ecopunto di Contrada Santuzza, ancora chiusa, che fino a ieri sera offriva uno spettacolo pietoso con sacchetti penzolanti dalla recinzione. Adesso si lavora per rendere più idonea l'unica area attrezzata alle vigne di Adrano dove conferire spazzatura prodotta nelle case di villeggiatura, spazzatura che ovviamente deve essere consegnata, separata. Vedremo quanto durerà questa volta l'area dell'ecopunto senza lo spettacolo indecoroso dei rifiuti abbandonati all'ingresso dove campeggia inutilmente un cartello con la scritta «Vietato buttare rifiuti per terra». Scritta che dovrebbe valere per tutta l'arteria che purtroppo sino a questa mattina era ancora oltraggiata da microdiscariche, spazzatura ovunque, compresi copertoni, materasse e televisori. Se da una parte il Comune prosegue la sua attività per la pulizia delle vigne con una certa lentezza, c'è da dire che tutto questo non giustifica chi abbandona rifiuti di ogni tipo, sporcando una zona che dovrebbe essere protetta e che identifica il proprio territorio. Le istituzioni debbono fare la propria parte, ma il cittadino la deve fare ancora di più, perché le buste non volano da sole dalle macchine. Il Comune dice che aumenterà i controlli con fototrappole e in attesa denunciamo anche la lentezza dei cittadini a comprendere che ogni sforzo delle istituzioni, anche se piccolo o insufficiente a mantenere i luoghi più puliti, verrà sempre vanificato dal gesto dell'incivile di turno. Emblematico quello che succede accanto alle fontanelle appena ripristinate in Contrada Luna nella zona dell'anfiteatro. Questo materasso non è caduto dal cielo e neanche queste buste di spazzatura. Pretendere la pulizia costante ed efficiente dal Comune è più che legittimo e naturale, come lo è altrettanto pretenderlo da chi tiene la propria casa pulita e profumata e poi lascia i segni della sua cafonaggine nella casa, che è di tutti.